Un caro saluto a tutti i partecipanti della manifestazione di sensibilizzazione riguardo il fenomeno dei bocconi avvelenati. Io sono Fausto Pedemonte ed esercito come medico veterinario libero professionista nel mio ambulatorio di Gragnasco. Dunque, il riscontro di avvelenamenti da ingestione di esche velenose, nella mia esperienza, si concentra soprattutto nei mesi che vanno da gennaio ad aprile. E la frequenza nel mio ambulatorio è relativamente bassa. I sospetti di avvelenamento sono come frequenza 2-5 all'anno. Comunque, è difficile essere certi che le manifestazioni cliniche gravi dei cani che mi arrivano con sintomi acuti, siano da attribuire all'avvelenamento oppure a una semplice intossicazione alimentare o ad altre cause di convulsioni o disturbi gastrointestinali acuti. Inoltre, la diagnosi di sospetto è spesso messa in difficoltà dalla possibile presenza nelle esche di diverse sostanze velenose con attività diversa.